Ecco qua il Rodano, il nostro amatissimo Rodano che mi accompagna lungo la via Arona. Il tempo è grigio e uggioso, ormai niente di cui stupirsi. È stato così praticamente sempre, a parte qualche rara occasione. È un po' tosto per me, fa freddo. A tratti penso preferirei essere sul divano con una copertina a leggere un libro. Però è una bella sfida comunque, quindi ci sta, e avanti tutta. Ici, il présentateur avec une terrasse, un café entre copines. Stanotte sono stata ospite qui e ore 8 si riparte, fa sempre più freddo. Siamo così distanti. Il tempo è bello grigio, ma almeno non c'è la nebbia e quindi si riesce a guardare un po' attorno. Ci sono ancora dei bellissimi colori autunnali e stamattina c'è anche un po' di vento. Si comincia a sentire il Mistral che soffia forte nella valle del Rodano, per fortuna da nord verso sud, e quindi è come andare in discesa. La magia dei bagni pubblici in Francia. Ci entra la bici. Non avevo mai visto una centrale nucleare da così vicino. Adesso capisco anche cosa avevo visto fra Vercelli Torino o Novare Vercelli. È impressionante. Vivier, carina, no? Incredibile, il Mistral, cioè il vento ha pulito il cielo in un'ora ed è azzurro ad accompagnarmi per quest'ultima mezz'ora di strada. Stupendo, incredibile come cambia l'umore, il paesaggio, i colori. Che gioia. Buongiorno da San Montana, ventosa e soleggiata.
Sono ospite da amici e questo paesino è veramente speciale. È stato un po' ripopolato dai giovani. Qui ci sono tanti ragazzi in giro che fanno diverse cose e c'è una bellissima energia. E poi il paesino è veramente stupendo. Questa è la mia zona di comfort, meditativa, solitaria nel bosco. Mi riempie l'anima senza bisogno di troppe spiegazioni. Mi fa sentire bene e basta. E non serve nient'altro. Sono ripartita dopo 2 giorni di riposo a Saint Montan. Oggi dovrebbe diluviare, ma ho guardato il radar e sono fiduciosa. Potrei schivarlo e comunque non dovrebbe durare tutto il giorno. In realtà sono partita anche tardi. Mi sembra che il clima sia gradevole, chissà che io mi stia abituando. L'anno prossimo Siberia con Lorenzo Barone e il Dino Lanzaretti. Piulenc. D'obbligo. Orange. Quindi Arco di Trionfo e Teatro Romano sono i resti dell'epoca romana, quando qui a Orange c'era una colonia. E infatti Orange fa parte della Provenza e la Provenza deriva il suo nome da Provincia Nostra, che è stata la prima provincia che i romani hanno istituito oltre Alpe. E quindi ci sono un sacco di resti anche ad Arles, a Nîmes. Ecco. Châteauneuf du Pape, quindi questo presumo sia il vecchio castello del Papa, la residenza estiva. Châteauneuf du Pape, famoso per il vino.